spostare, accorpare la creatura di Dio a quella di Dio. E trovarono come al solito dall'italiana una via di mezzo che qua diventò sezione distaccata della pretura di Sio, tant'è vero che non c'era fatta l'avvocato, proprio una sezione distaccata, che era distaccata, funzionava sul vecchio luce. Fino agli anni 80, giù di lì, quando poi fu completamente accorpato alla pretura con la sezione del Tribunale di Napoli, disse, volendo sottolineare l'attenzione verso i problemi della società dell'epoca. Fino all'ultimo momento Giovanni Verde si è sempre prodigato per sottolineare certe storture e certe cose importanti riguardante la società ischitana. Poi niente è stato il curatore del museo di Giovanni Maltese, tanto è vero che disse l'ispettore Mattera, il famoso ispettore Mattera, ispettore del ministero, disse noi dobbiamo la nostra riconoscenza in cui Giovanni era Giovanni Maltese, era Giovanni Verde. E queste cose che si andavano a gestire in pretura, e spesso i momenti delle cause si fanno per i soldi, quindi vi do un consiglio, l'amico suol dimenticare l'amico, il fratello dimentica il fratello, è giusto l'uso odierno e l'uso antico, il marito, la moglie e questo è quello. Anche il padre, se ha l'anima perversa, dimentica suo figlio e viceversa. Un tipo solo, e soltanto lui, giammai scorda, ed esso è il creditore. Or se ha di vivere nel ricordo altrui, al padre di uomini di gran valore, tu fai bene gli assei e fanne assai, e vada bene non pagarli mai. Si diventa una volta. Ma vorrei ricordare un altro personaggio di Corinto che aveva un'estimezza con Giovanni Verde. Ricordate tu gli animali, chi l'avrà ricordato? Non la ricordiamo, personaggio importante di Corinto, ma il più importante è il padre, con Agostino Di Maio. Agostino Di Maio che era un politico sopraffino e diciamo era un po' in contrasto con Giovanni Verde. Con Giovanni Verde che evidentemente aveva avuto una delusione d'amore, una delusione d'amore, allora ci dedicò una canzone, fece una parodia, ascoltò per Giovanni Verde. Pulito se ne va, ma che fornuto sta villeggia tutta. Coppo su corso non ci ami più, chi sei un coppo su corso tra la mare, coppo su corso non ci ami più. Resta a spiaggia triste e dolce, come prendere le comese, le scritti e tu. E così continuava, coppo trombino quando è napolato. Si scambiavano infusioni. Chi se ne stava sta canzoncina proprio questo avvocato così rimane, era un grosso personaggio, era uno per tutti, lui era candidato alla Camera e andò a fare propaganda a Napoli con solo una maglia. Se ne poi entrò quando le luci erano spente e vedi un video di una sedia, non si accorse che la sedia era occupata da un cappello,
non si accostano avanti per dare il luogo e pose sul cappello. Sì, se lo chiedi, quel cappello era uno delle entrenese di un salone Margherita e che si mise a strillare là, eccetera. Ma se lo chiedi, accesero le luci e Agostino di là, c'erano sui palchi anche gli avversari, i politici di Agostino di Vai, i quali appena che lo videro cominciarono a fischiare a Agostino di Vai, e non si scompose, salì, tolse il cappello, salì sulla terra e si mise a fare un comizio e chi le continuarono a fischiare. E allora, si rivolse a quello vicino che nemmeno conosceva, guardate che le stanno fischiando voi, è un finale. E Agostino, che era un tipo del padre, diciamo, che ha conosciuto la simpatica signora Tulla di Mai. Ma, A proposito di amore, no? Giovanni Verde entra nella vita quotidiana con... ha fatto una poesia per ogni situazione. Io penso che questa poesia qua in dialetto, la dico quando ne provo una, sia la poesia più dolce di chi è stata fatta perché è innamorato. La poesia si chiama Un fontanese, una persona di Fontana, perché ha usato una variazione di dialetto, appunto di Fontana, pop da, dove alcune lettere vengono cambiate, chi è rischia conosce il dialetto. Un fontanese. Pulisse a te metà, un pizzo a bronzo, che mena a un farbello con attesso. Non porta si serva matta tasse, campanietta d'amore non facesse. Non è su sacrestare ma che attasse, ora la sacrestia ma appannesse. Non mi importa che serva non suonasse, basta una bella vita, ne sa messa. Che era il modo per vedere la ragazza. E qua stava innamorato di qualcuno. Tornando diciamo tutto alla produzione in versi, devo dire la verità che effettivamente diciamo lui ha scritto delle poesie, diciamo in dialetto, nelle quali riesce spaccati di vita quotidiana con grande notizie particolari e poi diciamo ti trascina a leggere la poesia in una sorta proprio di crescendo quasi di pathos per arrivare sempre a una conclusione molto divertente. A questo punto ti pregherei di leggere questa bellissima poesia. Vediamo se l'ho preparata. In dialetto è difficile. In dialetto è difficile, ma è diventato se ce l'ho. Una serata nera. Ah, una serata nera è un evergreen di Giovanni Verde. Il tempo che la troviamo. Una serata nera. Prima di salute e figli mezzo. Chiedo perdono per la lettura che qualche ora ci esce sempre. Da leggere e raccontare la memoria in modo più semplice di volte. Era di dire una serata nera, serata della sera, fa che dina, e un marito mi cetta la bugiera, arrosca, arrosca, a operetta e dina, per tradurre una cosa quasi assurda, l'operetta era un fiasco di vino che viene più volte anche usato questo termine da Giovanni Maltese, cuberetta e dina, eppure dicendo, gli ammenna a nubia s'attuna il cuore in pettuccia per si apparruppando a palulita sarete la sede giù in cugnetta niente meno mettendo sa braccetta ma unicamente e ne carezza e c'è un'etta parravamo in sopra pu lei spurunge se sentette a fora dopo la notte gli uomini si scepava a fine lui dormiva a trippangeva pareva morto si non bruciava un marito asciutai pupella dicendo scin abbia dalla finestra abbia se buon tempo vuoi tempesta essa pronta sull'ecita scennetta chiede a chiunque e mugliere della volta e mi dà uscire a 30 anni etta per trovare la finestra e gire e bota imbrugnava dal seggio con la capa e con un sonno che era capa e perché usa niente finalmente perché la moglie si affaccia guarda in giro alla banda pure e dice
c'è una bafa, una buaccia, poco più anni dietro un mese, ma di cui è scura e fede chiesa. Come che è chiesa? Ma che riesce alla lunga? Per conto mio, solamente creva, a un tempo potente, a scelocca, a bienda, a bienda a terra, a renna, un suo arriva. Ma chi studiva che se mette a chiesa non mi è successo niente al tuo paese. Sono più conosciute, un po' meno con l'Italia, ma sono belle ugualmente, e io durante la cena mi aspetto a vederlo. Osiamo, la favoletta, Giovanni Verdi scrive qualcosa anche di simpatico e di un po' osettivo, scabroso forse. Favoletta, una vigusta vacca inanidita, tutta compresa nella soglia vita. Tutto il dì ambiccava il suo cervello come eludere il macello. E sorse al fine l'idea sagace nuova, in cambio ormai del latte rende uova. E però pregò la gallina perché intero le insegnasse il magistero. Amica mia, rispose la gallina, vedi l'acqua da cesta? Ogni mattina mi ci spremo mezz'ora e tutto a un tratto mesce l'uovo bello fatto. Il resto è noto, e l'uovo è sì perfetto come se avesse in corpo un architetto. La vacca trovò il metodo adeguato a risolvere il suo stato e lietamente se ne andò alla cesta e rivolse l'opposto della testa. Mise la coda in perpendicolare e intraprese un bel ponzare. Ponzo d'impegno, s'affannò ma poi quello che fece, immaginate voi. Morale, chi vuol farlo al tuo mestiere, fa la zuppa nel paniere. Allora, se ne usciva con cosette. Questa è una di Giovanni Verde che si chiama Commercato. Tornato al bosco, un parco alla sventura di una gamba di legno che due brucce, incontrò il medico di prima cura, in quel il quale per rivedere un po' le bucce gli chiese con un tono di ironia che prezzo fa in città la chirurgia, e l'altro a me costò 3 volte 1000 l'opera magistrale di una scuola. Il medico gli diede l'imbecille e aggiunse 3 per una gamba sola, mentre per la metà corpo di bue io mi devo tagliare in 2. Ma sono tre uguali, sono veloci. Come vi faccio sentire tutta la capacità di Giovanni Verde con una poesia in dialetto, dove c'è tutta la cultura e tutta questa la cultura di Giovanni Verde portata a livello popolare. Questa secondo me è una delle migliori poesie in dialetto di Giovanni Verde. È intitolata A Bicciocca Mia, cioè la mia ragazza, la mia fidanzata, la mia innamorata, A Bicciocca Mia. E il foriano dell'epoca chiaramente ha bisogno di una particolare attenzione. Poi alla fine possiamo anche spiegare, ma possiamo interrompere la poesia per andare a spiegazioni o cose di questo genere. A Bicciocca Mia, che è pubblicato in quando ne imbrocco un altro libro di Giovanni Verde patrocinato dal Comune di Bologna, quando l'onorevole Iacoli era. Sì, infatti tra un attimo lo attendiamo per una designazione, è stato anche medico suo che questo libro è stato reso disponibile al professore di Maria. Sono sinergie che portano la libertà, sicuramente. Prego. Allora Bicciocca Mia, sapete che è
tutta la scienza, tutta la cultura e tutta l'ironia di Giovanni di Ferro. Chi ha conto cotte e chi ha conto crude, attorno nascita da razza umana. Chi dice, copri il mondo e nessuno, a così, una casa a vera strana. E chi dice che sono gente che un malino, un padre, del padre, una scimmia. Darmi questo, questa non è una bella questione e perciò non toccammi di studiarsi. Certo è che noi ci siamo e stiamo buoni e per me so ci degli che va basta e so c'è e non è certa fantasia che la bisciocca mia l'ha fatta Dio. E non ha fatto come gli da volte quando con quegli benedetti letti facendo una mozia e terra rotta e lo scettavo con un bicchiere fiette. Forse lo aveva detto, una custata, facendo la sposa e già metteva male. E buono succedette che egli è poco e se invece la femmina da panna lo venette pulito per cuoco e con marito su schiaffava il danno. E lo perché che fu talmente rosso che di ricetta, temo subito scorso. Ma la picciocca non c'ha sparte, che un signore l'ha fatta con una tarda, bastano giglie, gesomine e rose, e per l'anima ci ha posto, addirittura, non ce l'ha in corpo, e ha fatto a taglia trovato. Mi dite mo che bello personale, guardate che gli ha curva mie serine, che a rete a niente fa l'effetto tale, che ci dà l'importanza e la regina. Ma che regina, a me piuttosto pare che questa è proprio a Venere e ci dà archeologia. E guardate che fiume di capiglie, sono nere e pure sono lucente e spammano ancora a centimiglia. E si le tocca una regola di niente, e me, ogni pile e chiglia a me matena, rientra come fosse una catena. Aspettate che se lo vuole, le buone cacciano.